Ben trovati a questo nuovo appuntamento di Talk Together, un ciclo di webinar organizzato da Opificio Innova in collaborazione con Innois, Innovazione Idee per la Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Questo appuntamento, i prossimi tre, sono invece in partnership con Colin. Colgo l'occasione adesso per dirvi che siamo in diretta sulla pagina Facebook di Matex TV, la pagina Facebook di Opificio Innova, il sito web di Matex TV, e inoltre andremo in differita, in onda sul canale 272 del Digitale Terrestre. Nei precedenti appuntamenti di Talk Together si sono trattati interessantissimi argomenti, ad esempio come le buone pratiche, opportunità offerte dal digitale alle istituzioni culturali, ma si è parlato anche di opportunità e di sfide lanciate dal mondo digitale al cinema e così anche delle buone pratiche. E anche oggi affronteremo un tema altrettanto interessante, sempre più importante per noi che col tempo ci stiamo abituando a questo macro mondo del digitale terrestre e in particolare vedremo la tematica del diritto applicato alle nuove tecnologie. Si parlerà infatti di compliance, GDPR degli applicativi, quindi delle norme che tutelano il diritto alla privacy, la gestione e tutela dei dati personali. Lo faremo con l'avvocato Valentina Frediani, General Manager di Colin, esperta di diritto e delle nuove tecnologie. L'avvocato inoltre è titolare del network consulente legale informatico.it che dal 2002 è un punto di riferimento legale e informatico per aziende e professionisti dei più svariati settori, ma io avrò tantissime domande da farle, avvocato, perché diciamo che io sono piuttosto digiuna dell'argomento, non mi vergogno a dirlo, sono uno di quegli utenti che naviga su internet senza preoccuparsi tanto purtroppo dei miei dati personali, comunque anche di tutti i contenuti che insomma, produco digitalmente, invece è una cosa di cui tutti dovremmo preoccuparci, ma lascio la parola a lei e diciamo, lascio invece le domande, anzi colgo l'occasione per invitare, sono sicura che saranno tantissime, ma invito i nostri spettatori a fare quante più domande possibili, sia sulla chat di Zoom, ma anche attraverso i nostri canali social. Ecco, prego. Lascio la parola a lei, avvocato. Ben trovata. Allora, grazie, buonasera a tutti. Allora, oggi pomeriggio trattiamo un argomento un po' particolare perché riguarda la complementarietà degli strumenti con i quali vengono trattati i nostri dati. Facciamo un'introduzione in generale perché parliamo di GDPR, sostanzialmente il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, perché tutte le aziende, tutte le pubbliche amministrazioni che operano sul territorio europeo sono obbligate a rispettare dal 2018 una normativa che sostanzialmente ruota intorno agli interessati e quindi è interessato-centrica per consentire l'esercizio dei diritti, per consentire che ci siano misure di sicurezza che vengono applicate per tutelare i dati. E diciamo che l'ultimo anno, proprio col tema del Covid, la privacy probabilmente ha trovato anche maggior diffusione e maggior conoscibilità dei diritti esercitabili dalle persone, proprio perché si è toccato un argomento particolarmente intimo come è quello sanitario. Ebbene, proprio in questo momento in cui la massa dei dati, non solo a livello sanitario, ma anche per motivazioni legate al marketing, per la ripresa dell'economia, costituiscono comunque degli elementi estremamente importanti perché avere le informazioni sulle persone consente poi di andare a fare determinate azioni dal punto di vista sociale, economico, culturale, è importante sapere che ci sono degli obblighi che da una parte gravano sulle aziende e le pubbliche amministrazioni e dall'altra danno comunque delle garanzie a
alle persone fisiche, ma anche chi opera nel business to business per poter far valere i propri diritti. Di che cosa parliamo dunque oggi? Oggi parliamo di una norma in particolare che è stata riassunta con la dizione Privacy by Design, che impone sostanzialmente a chi crea applicativi, software o comunque strumenti con i quali vengono trattati i dati personali a andarli a gestire in una modalità che sia preventivamente totalmente conforme al tema della privacy. Allora, il regolamento europeo è una normativa che si basa su un concetto di accountability, cioè non ci dà una lista di cose da fare, non ci dà una lista di misure da rispettare, ma ci obbliga a ragionare rispetto ad alcuni principi in materia di privacy per dimostrare come andiamo ad attuare le misure di sicurezza e le misure organizzative rispetto alla gestione del dato. Esempio pratico, se io sono un'azienda, una pubblica amministrazione che deve realizzare un applicativo, un software per andare a gestire dati personali come un CRM, per finalità di marketing, per organizzare una fiera, per poter andare a verificare le performance dei propri dipendenti, ecco, quello strumento dovrà sottostare alle prescrizioni del regolamento europeo, il quale regolamento ci dice la privacy non può entrare in gioco quando ormai gli investimenti sullo sviluppo del software sono stati fatti. La privacy deve entrare in gioco fin dall'origine della creazione del software, dello strumento, e quindi bisogna andarsi a confrontare con quello che è l'impatto privacy rispetto al software fin dal momento della progettazione. Intanto bisogna dire che privacy by design, quindi fin dal design, dall'andare a creare il software, ma questa è una norma che vale anche per quegli applicativi che erano già nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni all'entrata in vigore del regolamento, quindi nel 2018. Quindi oggi qualsiasi strumento utilizzato nelle aziende, utilizzato nella pubblica amministrazione, che tratti dati personali di persone fisiche, quindi business to consumer, ma anche persone fisiche all'interno dei rapporti business to business, deve sottostare ai principi del privacy by design o privacy by default. Ma come si vanno ad attuare? Cioè, perché la legge ci impone questi principi? Perché la legge dice: se tu non applichi delle misure di protezione già agli strumenti con i quali vai a trattare i dati, è ovvio che tu non presti quell'attenzione e quindi presterai il fianco a tutti quegli attacchi, a tutti quegli eventi che potranno poi caratterizzare la vita nella gestione del dato. Vi ricordo che l'ultimo anno, non solo l'Italia, ma tutta l'Europa è stata oggetto di attacchi molto importanti. Notizia di ieri o ieri l'altro, c'è un comune del nord che è stato attaccato con un ransomware. Sostanzialmente sono stati cifrati i dati del comune e stanno chiedendo un riscatto di 1,5 milioni per consentire al comune di poter ripartire. Questo perché avviene? Questo avviene perché, a volte perché viene bucata anche la scia, quindi non è che si possa adottare tutte le misure possibili e immaginabili, ma molto spesso avviene perché non ci sono stati a monti dei ragionamenti sufficienti per andare a tutelare la sicurezza. O magari il perimetro della sicurezza è stato adottato, ma non si sono adottate delle misure come il backup e il ripristino dei dati. E quindi poi ci si ritrova con dei danni molto pratici, estremamente tangibili, non solo il danno economico per cui ci viene richiesto un riscatto, ma anche il danno di blocco delle attività che per un comune nell'interesse dei cittadini è un qualcosa di gravissimo ovviamente. Possono derivare dei danni magari anche incalcolabili rispetto poi allo sblocco quando mai avverrà temporalmente parlando. Ebbene dunque, dicevamo, quindi questa è la ratio del legislatore europeo, cioè il legislatore dice la privacy deve essere valutata fin dall'origine. Come lo si può andare a fare materialmente? Ci dà una checklist di misure da adottare? No, assolutamente no. Vi parlavo di un principio di accountability, perché il legislatore europeo si rivolge a una platea di aziende, di enti che vivono delle realtà tecnologiche estremamente diverse, ma non solo a livello di tecnologia, a livello anche di organizzazione, a livello di business, a livello di tipologia di dati. Chi tratta dei dati business to business non è paragonabile a chi tratta magari dati di cittadini a livello sanitario, o comunque avrà un'organizzazione diversa del dato, lo dovrà tutelare in maniera diversa a chi tratta magari dati giudiziari. Quindi non potevano imporre
in maniera centralizzata un elenco di misure di sicurezza da dover rispettare. Sarebbe stato impossibile perché le variabili sono infinite. E allora che cosa hanno detto? Bisogna in accountability che ciascun titolare del trattamento vada a dimostrare i ragionamenti che ha applicato per poter valutare il rischio rispetto alla gestione dei dati e quindi questo anche da un punto di vista degli strumenti che vuole utilizzare. Materialmente vuol dire che chi oggi sviluppa un software o acquista un software o implementa un applicativo, un'app, deve comunque fare i conti con un tema della privacy. Non sarà sufficiente comprarlo e pensare di essere manlevati, perché tanto l'ho preso dal fornitore, dovrà porsi un problema di privacy, non solo da un punto di vista di misure di sicurezza pratiche, ma anche sotto un profilo di misure organizzative. Ad esempio, ok, sviluppiamo un applicativo che ci consenta magari di andare a profilare le persone che in questo momento stanno partecipando al webinar, perché magari questo ci consentirà di capire anche da un punto di vista di interesse quali saranno gli argomenti che un domani potranno essere ricorrenti perché di particolare attenzione e anche di promozione o altro. Ecco, in quel momento tranquilli, non stiamo facendo questo, non stiamo profilando nessuno, ma in quel momento noi stiamo mettendo su uno strumento che evidentemente registra dei dati, che evidentemente in questa registrazione userà degli elementi di intelligenza per andarli a combinare, in qualche modo andrà ad associare a Valentina Frediani delle caratteristiche, degli elementi o altri dati personali, il mio numero di telefono, il mio indirizzo email, e quindi ovviamente diventa un patrimonio, anche se circoscritto a quello che può essere la finalità dell'evento, importante da tutelare. Quindi dovrò ragionare su quali misure, perché ricordiamoci che lo stesso regolamento europeo ci dice che nell'ipotesi in cui i dati personali subiscano un attacco e quindi vengano a conoscenza di soggetti non autorizzati o addirittura vengano resi indisponibili, deve essere fatta una notificazione all'autorità di controllo nazionale, quindi al garante, o agli interessati stessi. Ecco, in questo caso, siccome c'è un obbligo di notificare il breach, io devo andare a prevenire quelli che sono gli eventi del breach, quindi dovrò apportare delle misure che potranno essere delle credenziali di autenticazione per accedere ai dati, che potranno essere magari anche il backup di quei dati, perché magari se io ho una perdita di dati posso ricevere anche un danno a livello aziendale. Dall'altra parte dovrò garantire a Valentina Frediani, che affida a me i suoi dati, che quei dati non vadano sparsi per il mondo, perché comunque magari qui sono limitati ad esprimere delle preferenze rispetto a un evento, ci sono situazioni come possono essere app di incontri piuttosto che a livello di business sulla solvibilità finanziaria, piuttosto che a livello ora col Covid di pensiamo all'app Immuni, di profilazione e tracciabilità di quelli che sono le relazioni, i contatti da un punto di vista sanitario, possono rappresentare un'invasività molto alta, quindi ci vuole la massima attenzione. Ma non sono solo misure di sicurezza, dobbiamo parlare anche di misure organizzative, perché poi la sicurezza passa attraverso le persone, quindi se non si organizza le persone ad essere educati di come far circolare idoneamente dei dati, si rischia poi di avere delle conseguenze negative. Ad esempio, nei principi di privacy by design che impone il legislatore, si pone un tema anche di preparazione di chi sviluppa lo strumento, quindi chi materialmente va a sviluppare l'app piuttosto che il software. Perché? Perché se quel soggetto non è preparato su un tema di sicurezza e di correlazione con la privacy, si rischia di avere un buco fin dalla progettazione. Oppure se dovesse subire un breach mentre sta sviluppando e magari ha dei dati in chiaro, reali, su Valentina Frediani, su Silvia Cristofalo, e quei dati vengano a conoscenza di soggetti terzi, lui deve sapere che c'è un obbligo di notificazione, quindi deve essere una persona che viene resa edotta di quelli che sono gli obblighi di legge. Ebbene, tutto questo non può essere rimesso alla semplice memoria umana, no? Deve essere organizzato all'interno delle aziende e degli enti attraverso delle procedure. E quindi rendere il tutto estremamente forte, robusto, da un punto di vista di quelle che possono essere le vulnerabilità. Che cosa succede se queste azioni non vengono poste in essere? Quindi chi ora ci sta seguendo, che è titolare di un'azienda o di un ente, che sta utilizzando degli applicativi, ha fatto queste valutazioni, ha
dei documenti che consentono di avere una tracciabilità di queste valutazioni, perché un domani che cosa potrà succedere? Potrà subire un breach, magari dovrà notificarlo all'autorità di controllo, oppure subirà un'ispezione e dovrà essere in grado di provare che tipo di attività di verifica ha effettuato sui propri applicativi. Ma perché questo? Dice, ma io magari ho comprato una licenza, l'ho acquisito, quindi è chiaro che chi me lo vende me lo deve garantire. Ma la privacy è un altro tema, la privacy ha un elemento di personalizzazione. Io posso avere un CRM che viene utilizzato da un'azienda che fa business to business, da un'azienda che invece fa l'e-commerce e tratta dati di persone fisiche, e dover avere delle impostazioni di sicurezza completamente diverse. Quindi la variabile sta proprio in chi utilizza quell'applicativo e a seconda dei dati che ci va a caricare. Quindi non può sapere tutto il fornitore, anche se ovviamente da un punto di vista di misure di sicurezza il fornitore ha una responsabilità molto molto importante. Quindi dicevamo, se oggi dovesse arrivare un controllo della Guardia di Finanza, che poi è la longa mano dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, che cosa potrebbe esigere rispetto a quegli applicativi che utilizziamo all'interno dell'ente, all'interno dell'azienda? Sicuramente intanto ci deve essere una mappatura, cioè si deve sapere di cosa stiamo parlando, quali sono gli applicativi che vengono utilizzati e che contemplano dati personali. I dati personali non sono soltanto gli applicativi evidenti, dove appunto abbiamo l'elenco dei clienti, dei dipendenti, dei fornitori. I dati personali possono essere anche nelle soluzioni di IoT, dell'Internet of Things, nelle aziende di produzione, dove magari c'è una tracciabilità indiretta dei dipendenti, dove magari ci sono dei codici identificativi di chi accede e fa determinate operazioni collegate al proprio posto di lavoro. I dati sono nella videosorveglianza degli enti, dei comuni, che comunque magari riprendono nei punti di accesso delle aree, delle zone diciamo riservate ai residenti o altro, le targhe di cittadini, e quindi fanno un trattamento di dati personali. Oppure quando ci autentichiamo ai siti web, io sono, mi sembra che sia evidente, toscana, penso che si senta diciamo leggero accento, ieri da noi hanno riaperto il portale per la prenotazione delle vaccinazioni. Quando io vado ad autenticarmi su quel portale e rimetto dei dati relativamente a mia madre, a una persona fragile o altro, io in quel momento sto rilasciando dei dati. Quindi è in quel momento che io faccio un atto di affidabilità, per cui io dall'altra parte devo avere chi mi garantisce tutta una serie di misure, e me le garantisce sia da un punto di vista sostanziale, perché quelle misure che ha deciso di adottare le pone effettivamente in essere, sia da un punto di vista di tracciabilità e di storicizzazione, perché un domani la tecnologia potrebbe cambiare, quelle misure di sicurezza adottate potrebbero non essere sufficienti, e quindi deve dare continuità e ragionevolezza anche all'evolversi delle misure di sicurezza, no? E questo il nostro legislatore lo esige. Quindi come buona, diciamo, non solo prassi, ma come obbligo normativo, di avere la possibilità, chi fa anche un controllo, di capire la logica che sta a monte nella gestione di questi dati. Consideriamo che non è banale, perché in caso di violazione di questi principi si parla di sanzioni che vanno dal 2 al 4% del fatturato delle aziende annuo, e da 10 milioni a 20 milioni di euro di sanzione, quindi non stiamo parlando del niente. Quindi, visto dal punto di vista dell'imprenditore, del titolare dell'ente, che può essere il sindaco, del presidente di regione, eccetera, eccetera, quindi dei vari ruoli rappresentativi anche a livello di pubblica amministrazione, c'è una responsabilità che può tradursi a livello sanzionatorio, ma anche a livello penale, perché se non vengono adottate delle misure obbligatorie si può incorrere anche una responsabilità penale. Dal punto di vista del cittadino, della persona che comunque rilascia i propri dati anche a un'azienda eventualmente, ci sono tutti i diritti esercitabili per poter verificare che gli strumenti che vengono utilizzati siano degli strumenti idonei, perché ad esempio mi dovranno garantire la portabilità del dato, quindi la estrapolabilità dei miei dati in chiaro in modo che io li possa trasferire da un'entità all'altra, mi dovranno garantire la cancellazione del dato. La cancellazione è un principio basilare, il cosiddetto anche diritto all'oblio, a non essere ricondotto e riconoscibile rispetto a una determinata entità trascorso un determinato periodo di tempo. Ecco, questi sono tutti i principi che si traducono proprio anche nella struttura di quelli che sono gli applicativi. Sembrano concetti anche troppo intensi da un punto di vista dell'impatto per le aziende, in realtà sono l'evoluzione naturale di quello che è l'obbligo normativo. Io non posso dare nessuna garanzia di tutela di un dato se non passo attraverso la verifica preliminare
di dove il dato sta inserito, ovviamente, quindi è estremamente logico. Ed è anche importante per chi opera nel, diciamo, nel mondo del business, conoscere bene questi principi, perché altrimenti si rischia di vanificare gli investimenti, perché magari si commissionano degli sviluppi, delle implementazioni, si fanno grossi investimenti su delle soluzioni. E se non si rispettano gli obblighi normativi e non si prevedono preliminarmente, si rischia poi di ritrovarsi degli strumenti non solo sanzionabili, ma che nel caso in cui intervenga l'autorità sono anche inutilizzabili. Loro e i dati che ci stanno sopra. E quindi questo capiamo bene che è un boomerang da un punto di vista imprenditoriale e dell'ente stesso. E poi c'è un tema anche di brand reputation. Quindi una volta che vengono affidati dati, clienti, fornitori, dei dipendenti, dei cittadini a delle entità, che siano private o pubbliche, nel momento in cui dovesse emergere che gli strumenti non sono a norma di legge, perché non è stato fatto tutto il passaggio obbligatorio, c'è anche un tema reputazionale, perché evidentemente c'è una mancanza di sensibilità su una privacy che ormai fa parte dei diritti essenziali degli uomini. Ormai chiunque sa che cosa sia la privacy. Mia figlia, che ha 10 anni, ogni tanto la cita quando io voglio vedere che cosa sta registrando o che cosa scrive in chat con le amiche, dice: mamma, no, ma c'è la privacy, aspetta, sei minorenne, no. Per te non c'è la privacy, per tutto il resto del mondo esiste la privacy, per te no, è rinviata. Ma ormai chiunque, dalla persona più anziana, i giovani poi ovviamente, perché sono nativi digitali più che mai, sa di cosa stiamo parlando. È chiaro che lo sforzo è in questo momento, perché è una normativa che è entrata in vigore solo da 3 anni, e dico solo perché è una normativa comunque robusta che porta a un cambio di mentalità. Dover pensare non solo alle misure di sicurezza tecniche, ma anche a misure organizzative, vuol dire entrare molto nell'intimità dell'organizzazione, della mentalità delle persone. Non sempre questo è un passaggio così, diciamo, scontato e così semplice. Però bisogna fare i conti, da una parte, con quello che è lo spauracchio della sanzione, perché di fatto c'è, dall'altra con quella che deve essere anche una mentalità di visione. Cioè, al di là di un obbligo di legge, se io ho la possibilità di avere in regola degli strumenti sui quali io fondo la gestione delle mie informazioni aziendali, beh, probabilmente imprenditorialmente, a livello di pubblica amministrazione, ho una marcia in più rispetto a chi sottovaluta questi elementi. Quindi devono essere assolutamente valutati. Consideriamo anche che diventano, per chi realizza software e applicativi o coadiuva i clienti nella loro implementazione, diventano anche un elemento di competitività. Cioè, conoscere una normativa e dare una prestazione che tenga conto degli obblighi normativi vuol dire poter essere prevalenti sui propri competitor, perché vi posso assicurare che oggi anche grandi player a livello internazionale ancora non hanno applicato e non stanno applicando integralmente la normativa, perché magari sono extraeuropei e quindi ti dicono: se lo vuoi comprare lo compri, a me non mi interessa, la responsabilità rimane sull'imprenditore e sull'ente europeo, però ancora non si sta adeguando. Questa è una grossa marcia in più che può essere sfruttata dall'imprenditore italiano, da chi sviluppa, dal professionista, perché ovviamente a livello di competitività se lo può giocare, una carta ovviamente importante. Non so, Silvia, io ho messo un po' di carne al fuoco, l'argomento è abbastanza, diciamo, robusto, chiaramente, però io sto cercando di renderlo familiare, laddove sono convinta che queste poi dovranno essere delle tematiche con le quali quotidianamente poi le imprese, gli enti dovranno e già devono andarsi a confrontare. Poi è ovvio che ogni persona che partecipa oggi, o in qualità di interessato, o in qualità di imprenditore, o in qualità di operatore all'interno di un ente pubblico o privato, di un'entità, sicuramente è coinvolto dal tema, perché tutti siamo nei database. Se io mi iscrivo per avere degli sconti su un'app di shopping o altro, è già un tema di privacy. Quindi non so se stai parlando con me perché hai il microfono spento. No, mi scusi, no, prego. È un argomento veramente molto interessante, anche molto ricco di spunti. Sono sicura che adesso arriveranno delle domande. Io ne ho già una, ma la riservo alla fine del suo discorso. Prego, anzi, invito le persone, chi ci segue, gli spettatori, a iniziare a scriverle in modo da poter già iniziare a leggere. Prego, avvocato.
Ecco, un'altra cosa piuttosto importante che voglio evidenziare è proprio la responsabilità di chi fornisce queste, le soluzioni, no? È molto importante ad oggi, siccome poi ci sono delle sanzioni e ci sono delle conseguenze non banali, richiedere ai propri fornitori se comunque cosa rilasciano per iscritto e quali garanzie privacy sono in grado di prestare. Perché è molto importante capire le misure di sicurezza che hanno approntato, oppure se ci sono delle impostazioni che devono essere gestite integralmente dal titolare del trattamento. Altrimenti rischiamo di ritrovarci, come spesso succede nell'ambito del diritto informatico in 20 anni che me ne occupo, e diciamo, nella promiscuità e nell'incertezza nascono i casotti poi, rischiamo di ritrovarci tra una parte che acquista e chi vende e ognuno che dice ma la responsabilità era di chi ha comprato e la responsabilità è di chi ha venduto. Siccome nella privacy la responsabilità è anzi una corresponsabilità finché le parti non lo chiariscono per iscritto, è fondamentale in questo caso che in un contratto o in un privacy legal agreement vengano stabilite le regole di chi deve fare cosa rispetto al tema della privacy. Ecco, questi sono alcuni spunti su un argomento che in genere diciamo si tratta in 8 ore, quindi non è che vi voglio tediare. Se intanto vogliamo iniziare con le domande, così magari poi lo rendiamo un pochino più pratico rispetto a chi è interessato a capire in maniera specifica che cosa bisogna fare. Certamente, inizio a leggerle la prima che arriva proprio dai social. Sono titolare di un'azienda che fa da holding a 8 aziende. In ogni sito aziendale ho un form contatti. Se come holding voglio gestire quei contatti a prescindere dal sito aziendale in cui sono stati inseriti, come devo formulare l'informativa per il consenso dell'accettazione della gestione dei dati al momento della compilazione del form? Allora, siamo in un ambito, diciamo, parallelo, perché poi bisogna vedere se questo form è condiviso da tutte le aziende. Dipende, perché dipende se la holding è a capo di aziende che svolgono tutte delle attività correlate tra di loro e allora poi effettivamente posso riutilizzare i dati perché c'è un'attinenza anche per finalità di informazione di marketing, oppure se le aziende fanno delle attività distinte, perché non è la holding di per sé, che fa da criterio trainante per consentire poi uno scambio e una conoscibilità tra le varie aziende del dato, è il core delle aziende, cioè se tutte le aziende si occupano di attività correlate tra di loro, Valentina Frediano che si iscrive al form di una, probabilmente con un accordo di contitolarità posso andare ad estendere con un consenso espresso le comunicazioni rispetto anche alle altre aziende. Ma se io mi iscrivo su un form per l'acquisto di caffè e poi in realtà mi viene proposto una macchina da giardinaggio, perché la holding come holding ha anche l'azienda che produce macchine da giardinaggio, questo non può essere fatto, a meno che preventivamente non vengano fatte tutta una serie di comunicazioni con consenso specifico nei confronti dell'interessato. Allora, partiamo da un presupposto. Spesso la privacy non è ostativa, ma prevede dei percorsi che siano di totale trasparenza nei confronti dei soggetti che ci rilasciano i loro dati. Quindi, delle pezze d'appoggio talvolta ci sono. Il fatto che si tratti della holding, non mi interessa perché dipende dalle attività che vengono svolte. Poi, se la holding, i form che dice l'imprenditore, sono dei form che tra di loro sono collegati perché probabilmente riproducono sostanzialmente, provengono e beccano dallo stesso database, è un tema tecnologico, ma se non c'è la giustificazione dal punto di vista privacy, dovrò andare a dividere quei database perché lì rischio di avere delle conseguenze sanzionatorie. Mi fermo nella risposta perché non conoscendo le aziende. Bisogna capire che tipo di valutazione e qual è l'interesse. L'interesse lo posso capire, no? Ad avere una base di dati più estesa possibile e di utilizzarli come posso utilizzarli perché sono patrimonio, ormai sono definiti l'oro, come oro i dati personali. Però per giustificarlo ci deve essere anche un interesse riconosciuto nei confronti dell'interessato stesso che rilascia il dato. Quindi bisogna capire le attività. Sì, le leggo un'altra domanda. Sviluppando un sito web ho l'obbligo di fornire al visitatore la pagina privacy che spiega come vengono gestiti, conservati e quali sono i diritti esercitabili della pagina cookies, che elenca i cookies presenti nel sito e quali sono quelli indispensabili, quali non Certo. indispensabili e quali marketing e di terze parti. Ci sono altre comunicazioni, informazioni che si devono comunicare
al navigatore del sito? Allora, al di là di questa tematica del cookies che ci rompe le scatole a tutti, perché ogni volta che andiamo sul sito dover selezionare, ormai, infatti la stanno anche un po' ritrattando a livello europeo perché si sono resi conto probabilmente di aver imbastito insomma, degli obblighi non banali anche per il navigatore oltre che per le aziende, gravanti sulle aziende. Sì, ci sono a seconda delle azioni che vengono fatte all'interno del sito, nel senso che una volta che ho superato questa adesione ai cookies, mi dovessi iscrivere a una newsletter oppure dovessi richiedere delle informazioni, presentare un reclamo, avere un'area dove io accedo per verificare i miei dati personali, ecco, sono tutte ipotesi in cui dovrei avere delle informative personalizzate rispetto al tipo di trattamento. Quindi dipende da quali dati mi possono essere chiesti all'interno del sito stesso. Vi ricordo ad esempio se dovessi scaricare del materiale, per scaricarlo anche a livello informativo mi dovesse essere chiesto un indirizzo email o un numero di telefono, anche lì deve essermi rilasciata comunque un'informativa. Cioè ogni volta che all'interno del sito mi viene richiesto un dato personale identificativo, numero di telefono, nome o anche un codice che magari mi è stato attribuito preventivamente, come appunto nel caso di titolarità di una tessera, fedeltà o cose del genere, io devo avere una informativa che deve essere della quale devo prendere conoscenza, e poi a seconda del fatto che io sia già cliente o non sia cliente, o abbia già rapporti o non abbia rapporti, mi verrà chiesto un consenso o meno. Quindi quello che dovete fare è, chi sviluppa siti web o comunque fornisce queste soluzioni ai clienti, capire preventivamente con il concetto di privacy by design quali dati verranno chiesti in quali momenti e lì andare ad applicare l'informativa, non metterla in un'area privacy generica, ma metterla proprio nei punti in cui dovranno essere inseriti i dati, perché è lì che si riuscirà a dimostrare in accountability che c'è stata adeguatamente una corrispondenza agli obblighi normativi da parte del titolare. Io avrei una domanda invece riguardo le persone fisiche, ad esempio trattando anche uno dei casi pratici per quanto riguarda la privacy, la protezione dei dati, nel caso anche di decesso, c'è ovviamente una normativa che dà la possibilità anche dei parenti del deceduto di poter accedere a determinate informazioni, a determinati dati di certo. Allora, questo è un argomento, è un grande argomento. Allora, intanto non so se avete visto, nell'ultimo mese c'è stata una sentenza anche a livello italiano, noi lavoriamo tra l'altro con un'azienda che si occupa proprio della memoria digitale, una sentenza che ha riconosciuto nei confronti dei genitori di un ragazzo deceduto la possibilità di poter accedere al suo profilo social, cosa che il gestore, credo che nel caso di specie fosse Facebook, non riconosceva perché non dà diritto, essendo che non c'è da questo punto di vista una continuità. Si sta smuovendo qualcosa. Allora, partiamo dalla cosa più brutta, cioè dal decesso appunto di una persona ai diritti di accesso. Allora, dove gli eredi siano portatori di interessi e quindi vi sia un interesse effettivo di poter conoscere i dati, sì, possono avere accesso. Possono avere accesso, ad esempio, laddove ci siano delle pendenze tributarie, laddove ci siano dei contenziosi, quindi dove un domani possono avere anche una responsabilità di natura economica, dove magari possono essere sottoposte delle conseguenze a seguito di sentenze o altro che si ripercuotono sugli eredi. Nelle altre ipotesi, come era appunto questo dei social, perché non intervengono le sentenze, no, non c'è una normativa, non sempre c'è una normativa, ci sono ovviamente delle variabili, e segue quindi il principio che ordinariamente si segue in caso di decesso, cioè dove ci sono effetti giuridici per gli eredi, questi possono esercitare comunque i diritti di accesso. Questo dei social è una situazione molto particolare, normativamente non ancora totalmente definita, ma che dà la possibilità di continuità. Vi dicevo, noi ad esempio lavoriamo con un'azienda di Torino che ha creato una soluzione che tra l'altro è stata anche premiata in varie sedi, che dà proprio la possibilità a chiunque di lasciare una eredità digitale che consente ai propri cari di potersi autenticare una volta deceduta la persona e andare a recuperare le fotografie, le chat, tutto quello che può essere stato memorizzato o vissuto, o magari selezionato dal soggetto interessato, perché noi sappiamo che all'interno del telefono
all'interno, c'è chi dice abbiamo due vite, no? Quella diciamo evidente e quella che passa attraverso il telefonino, dove magari si nascondono e si celano tante di quelle situazioni e informazioni che non è detto che se ne voglia dare conoscibilità una volta in cui una persona viene meno, allora si può andare a selezionare. Quindi il diritto di accesso è riconosciuto, bisogna vedere a seconda delle situazioni e capire laddove sia esercitabile e con quale modalità, e talvolta entro determinati termini, quindi va anche capito rispetto a chi è portatore di interesse quando lo può andare ad esercitare. Una domanda sempre dal web: ho un e-commerce e mi affido ad un famoso servizio di policy privacy che tuttavia non garantisce totalmente di essere in regola. Che tipo di sanzioni rischio in termini economici? Allora, già si parte male, non ci si avvale di servizi che dichiarano queste cose. Comunque farò finta di niente, perché questa è la concorrenza non leale che troviamo sul mercato. Allora, dovete sapere che i responsabili siete sempre voi, ma questo anche se la consulenza ve la fa Colin & Partners, per quello bisogna selezionare il fornitore che dà delle garanzie, perché comunque per la normativa in materia di privacy responsabile è sempre il titolare. Poi il titolare potrà valutare se fare un'azione di rivalsa nei confronti del fornitore e semmai avrà ragione nell'azione di rivalsa, perché il legislatore a livello sanzionatorio riconosce nell'identità del titolare l'unico responsabile. Quindi il rischio è di trovarsi con migliaia di euro di sanzione e magari di non poter fare anche un'azione di rivalsa. Vi faccio un esempio: a me è capitato un cliente che si è avvalso di uno sviluppatore di siti web, il quale non ha fornito le informative, gli ha dato tutto chiave in mano del sito, non ha fornito le informative, c'è stato un controllo, c'è stata una sanzione di 18.000 euro. Il cliente ha poi tentato un'azione di rivalsa, ma non essendo nell'elenco dei servizi rilasciati, citata tutta la copertura relativamente alla parte testuale, non è stato possibile andare a recuperare 18.000 euro. Quindi attenzione a queste cose. Intanto, se vi affidate a soggetti terzi che vi diano una copertura a livello contentistico, o altrimenti di rivolgersi a chi questo lavoro lo fa, perché insomma bisogna essere chiari. È come pensare di andarsi a curare per quanto riguarda l'occhio da chi si occupa di piedi. Cioè, chi fa i siti web tecnicamente, chi si occupa della parte legale, si occupa della parte legale. Poi ci sono oggettivamente delle situazioni come possono essere dei siti che non fanno un trattamento importante dei dati, per cui le informative possono essere anche abbastanza semplici. Ma oggi, con i rischi che ci sono, bisogna andare anche a scavare un pochino di più, perché la responsabilità rimane in mano, il cedino rimane in mano a chi l'ha commissionato. Quindi diffidare assolutamente di chi dice non diamo la copertura e non riconosciamo la responsabilità, perché se io vengo pagato per fare un lavoro, invece la responsabilità ce l'ho, la copertura la devo dare, evidentemente l'azione di rivalsa mi deve colpire, perché altrimenti io sto prendendo dei soldi per non dare delle garanzie, e questo mi sembra evidente che sia fuori da qualsiasi concetto economico. Le propongo altre domande che stanno arrivando sempre dal web. Prego. Ho un blog che tratta di argomenti di cucina e che traccia dati con Analytics. Inoltre ho inserito il pixel di Facebook. In linea di massima, cosa deve contenere la privacy e i cookie policy? Allora, i cookies dipende, perché dipende quando una persona arriva sul sito, se sono solo cookies tecnici oppure sono cookies finalizzati poi a riproporre quelle che sono le peculiarità del sito una volta che la persona esce dal sito stesso e naviga da altre parti. Quindi questo bisogna capire tecnicamente che cosa viene fatto. Per quanto riguarda invece il resto, lì bisogna vedere quali dati vengono trattati, cioè ad esempio se io ho una preautenticazione, cioè se io per andare a poter scaricare delle ricette o vedere determinati video, devo comunque costruire un mio profilo e quindi accedere a un'area riservata, lì dovrò avere degli elementi privacy specifici, mi dovrà essere rilasciata un'informativa, ci dovranno essere anche delle misure di sicurezza, perché io comunque ad esempio lì potrò, non conosco il sito, però a volte si può anche salvare delle ricette, a volte si può avere delle personalizzazioni rispetto a quelle che sono delle ricette di interesse, e a volte ci si può iscrivere magari a degli webinar o a delle dirette. Quindi c'è tutta una serie di attività. Allora, le variabili e gli obblighi
sono direttamente proporzionati a quando l'utente inserisce il dato. Quindi a seconda dei momenti in cui vengono inseriti i dati, a seconda di che cosa ci fate con quei dati, perché un conto è se fate delle azioni commerciali, un conto è semplicemente se il dato serve in quel momento per accedere e potersi autenticare, magari per vedere una diretta, per poter partecipare ad un evento di presentazione, di una ricetta o altro, e lì sono le variabili. Se vengono forniti degli strumenti da enti terzi, attenzione a leggere bene la licenza, perché anche qui magari sono delle utilities, però magari nella licenza c'è scritto che ci sono dei limiti, che non ci sono delle responsabilità, che magari alcuni elementi devono essere personalizzati. Questo spetta ovviamente a chi utilizza gli strumenti per il proprio sito. Quindi occhio anche a leggere le licenze, cosa che non legge mai nessuno, perché vede la quantità di cose da scorrere e dice vabbè, accetto, tanto se no non me lo fanno utilizzare, ok? Però capiamo anche che tipo di obblighi ti danno, perché nel momento in cui ti stanno dando degli obblighi di personalizzazione, magari anche giustamente si stanno lavando le mani dell'utilizzo che tu farai di quello strumento. Allora, consiglio invece il supporto di un avvocato esperto in GDPR per la compilazione della pagina privacy di un sito, o comunque è possibile utilizzare un modello standard? Beh, chiederà chi fa questo lavoro se lo consiglio, io lo consiglio vivamente. Allora, tutto deve essere proporzionato. Lo consiglio, ora a parte le battute, lo consiglio a prescindere per un motivo. Allora, in internet voi ne troverete di facsimili, di informative a migliaia. Quindi con grano salis uno può essere anche in grado di andare autonomamente a fare determinate azioni, a costruire determinati testi. Cosa succede però? A volte ci sono delle particolarità, ad esempio, vi faccio un esempio giusto per dirvi quanto la materia, più che complessa, diciamo, sia sempre molto in evoluzione. A luglio 2020 c'è stata una sentenza che impone di non trasferire più i dati verso gli Stati Uniti, perché per tutta una serie, diciamo, di violazioni delle autorità governative statunitensi. Lasciamola da parte, che è un argomento abbastanza complesso. Ma questo che cosa fa sì? Chi magari si appoggia su Webfarm, su posta elettronica, che ha sede fuori dagli Stati Uniti, deve ottenere un consenso specifico per poter utilizzare i dati delle persone. Questo aspetto qui, questo argomento qui, e non lo può sapere chi non opera sulla materia e non è nel settore, perché è una novità, perché ha una complessità. Quindi magari le trovo le informative a giro, ma magari in quel momento io sto facendo un copia e incolla di un qualcosa che non è realistico, che non prende in considerazione la personalizzazione di cui ho bisogno, e quindi magari per risparmiare 500, 1000 euro, io mi espongo comunque a una sanzione di 18, 24 mila euro, salvo se di più. Io lo trovo imprenditorialmente illogico. Poi è chiaro, ognuno può anche far da sé, ma è un tipo di materia talmente complessa che alla fine non ha senso, perché il costo poi è proporzionato anche al lavoro. Un conto è se bisogna farne 20 di informativa, un conto è se farne una, alla fine non è quello che caratterizza. Quindi il gioco non vale la candela. Vi ricordo che oltre alla sanzione, io insisto molto su quello, poi quei dati non li potrete utilizzare. Quindi magari state facendo anche uno sforzo di raccolta dei dati che poi verrà vanificato, perché magari ci sarà Valentina Frediani che si alzerà la mattina, eserciterà un diritto perché vedrà che l'informativa è scritta male. E di gente che ha voglia di perdere tempo nel mondo ce n'è tanta, farà una segnalazione dal garante e per una sciocchezza vi nascerà un problema che magari sarà castrante per la vostra attività. Io credo non valga la pena da imprenditrice, io lo dico anche oltre che da avvocato, da imprenditrice. Poi ognuno con la propria piccola o grande impresa fa quello che vuole, però il gioco non vale la candela, secondo me. Quindi è ovvio che io vi dico di sì, ma voi la fareste una diffida rispetto a un vicino che sta occupando magari il parcheggio di casa vostra direttamente, o andreste da un avvocato per avere i vostri diritti tutelati? Cioè, bisogna dare una dimensione reale a quello che è. Le informative, né più né di meno, sono aspetti giuridici specialistici, e quindi è chiaro che devono essere gestiti dagli specialisti. Una domanda che potrebbe essere indiscreta, ma ha risposto in parte, però qua nello specifico, se io volessi aprire un e-commerce, quanto mi costerebbe la consulenza di un avvocato esperto?
Allora, i parametri valutativi, le variabili quali sono? Le variabili sono rispetto all'e-commerce, intanto se è un business to business o è un business to customer, perché ci sono delle variabili molto importanti, perché ad esempio cambiano i contratti di adesione all'acquisto, sono molto più complessi quelli verso il consumatore finale, cambia il tema della privacy, quali dati vengono raccolti, come vengono raccolti, cambia se quell'e-commerce è appoggiato su un server a livello europeo o extraeuropeo, perché ci sono degli adempimenti che cambiano. Cambia a seconda del tipo di attività che viene svolta in e-commerce, perché ci potrebbe essere anche l'obbligo di avere un data protection officer. Quindi non è per non rispondere sull'aspetto economico, ma le variabili sono, ma minimo è chiaro, 400-500 euro, 600 euro è il minimo di consulenza che può essere speso per avere proprio quel minimo sindacale che può stare su un sito web. Se arriva a siti web veramente, veramente impegnativi da un punto di vista di progetto, in cui vengono fatti anche investimenti di 20-30 mila euro, ma sono tante le variabili. Cioè, per iniziare con meno di 1000 euro, sicuramente tra contrattualistiche di base e informative lato privacy ce la dovremmo cavare. Poi, man mano, se c'è delle articolazioni particolari o altre, è chiaro che cambiano. Poi, i prezzi, scusate, ma la variabile è anche dal professionista. Io ho un'azienda che ha 15 persone, magari c'è la persona che si è laureata da 2 anni, ha bisogno di farsi la clientela e dà un tipo di servizio, ha un tipo di costo diverso. Magari c'è una delle Big Four che hanno 3.000 dipendenti sul territorio italiano e ha ancora un costo diverso. Cioè, dipende... L'importante è non sparare con i cannoni verso i moscerini, cioè è inutile avere le super mega bassi consulenze, magari per cose che sono molto semplici. Quindi bisogna trovare anche la lealtà da parte del consulente. La lealtà nel fatto che lo sappia fare, perché il problema più grosso oggi nell'ambito del diritto informatico è che anche chi non si intende e non l'ha mai fatto diritto informatico privacy, oggi fa anche quello, perché nella fame viene fatto anche quello. E questo non va bene. Quindi io vi direi più... Guardate al costo dopo che avete selezionato la capacità e la professionalità di chi fa queste cose, perché nell'ambito del diritto delle tecnologie ritrovarsi in mano a chi magari non l'ha mai fatto e si improvvisa è molto facile, perché è una materia in esplosione. Io la faccio da 20 anni, 20 anni fa, io ho iniziato nel 2001, è ovvio che non si parlava di diritto e tecnologia come se ne parla oggi, quindi il mercato era veramente, eravamo veramente in pochi. Oggi ci si attaccano tutti perché la privacy è facile e semplice, ma non è vero, perché se non conosci la tecnologia non parli neanche di privacy, se non conosci la tecnologia non fai contratti, se non sai come funziona un e-commerce non li fai i contratti, perché ci sono degli elementi tecnologici risolutivi, per cui selezionate il professionista, poi andate a trattare il prezzo, ma intanto mettetevi con le spalle al riparo rispetto a quello che è l'investimento che affrontate, se no fate veramente prima a fare quel copia e incolla dal web, perché tanto se no sono soldi buttati via comunque. Il GDPR regolarizza, insomma, il diritto alla privacy, la tutela dei dati personali dei cittadini europei all'interno del territorio europeo, ma anche all'estero. Per quanto riguarda invece la Brexit, c'è una normativa o delle problematiche, si sono verificate delle problematiche in merito a questo caso, oppure ci sono, insomma, dei movimenti in proposito? Allora, che ci sono dei movimenti in proposito, ma in questo momento è comunque extraeuropeo, chiaramente, il Regno Unito, perché loro sono... Tra l'altro il paradosso è che il regolamento europeo nasce dal Regno Unito, tra le altre cose. Sono loro che sono stati i primi promotori dal punto di vista del testo, tant'è che è un testo alla fine anglosassone, il principio di accountability, di autoresponsabilizzazione, è un principio anglosassone, non è un principio nostro latino, diciamo. Sì, ci sono delle implicazioni, nel senso che loro sono equiparabili agli Stati Uniti, quindi sono fuori dai confini europei, per cui tutte le aziende che vogliono trasferire o trasferiscono dei dati anche all'interno di gruppi verso il Regno Unito dovranno assumere delle garanzie contrattuali, dovranno fare una verifica di conformità non banale rispetto alle misure di sicurezza. Sappiamo che comunque ora il Covid ci ha travolto, però il Regno Unito comunque stanno lavorando a delle normative di adesione al regolamento europeo proprio per un tema economico. Questo anche gli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti
fanno più resistenza perché per loro i dati personali sono un patrimonio aziendale. Noi partiamo dal presupposto che il dato sia della persona che ce lo rilascia. Negli Stati Uniti è un tema, io prendo il dato è mio. Quindi c'è un concetto e c'è una mentalità molto diversa. Oggi possiamo dire comunque che con degli accordi specifici, con delle banding corporate rules, così sono definite anche gli accordi infragruppo, dove ci sono delle aziende che comunque sono partecipate, collegate con il Regno Unito, si può fare dei trasferimenti purché vengano garantiti i principi regolamentari. Però non è banale, è obbligatorio fare una mappatura, è obbligatorio dare evidenza di come avviene questo trasferimento. Quindi chi ha relazioni con il Regno Unito lo dovrà parificare a un paese extraeuropeo, come di fatto i signori sono diventati. Stanno arrivando tantissime domande dal web, gliele propongo una nuova. Sul mio sito web non ho nessun tracciamento dati, non ho form contatti, ho soltanto il mio indirizzo email che può essere utilizzato per mandarmi un'email. Devo comunque avere la pagina privacy sul sito? Beh, intanto bisognerebbe sapere se io scrivo a quell'indirizzo email o compilo che cosa viene fatto del mio indirizzo. Allora, se c'è soltanto un indirizzo email e io clicco e mando una mail, no, sinceramente no, non mi sembra il caso di fare un'informativa. Per scrupolo e per evitare che qualcuno venga a lamentare un trattamento dati non trasparente, io una policy privacy molto anche banale dove si dice appunto che non viene fatto un trattamento dati o altro, l'andrei a mettere, proprio per evitare che ci siano poi equivoci sul tema della privacy. Però se semplicemente si clicca su un indirizzo email e da lì si scrive, no. Il problema, poniamocelo, quando ci sono dei form da compilare o quando comunque inserendo magari un indirizzo, scrivendo, viene fatta una raccolta del dato che riceviamo. Perché allora se io vado a raccogliere il dato e magari mi vado a costruire un database di contatti, allora lì sì, devo rilasciare comunque un'informativa. Ecco di nuovo un'altra domanda, sempre dal web. Sono in procinto di creare una startup con degli amici ed abbiamo iniziato ad affrontare il tema della protection. Ho visto che online è disponibile un software per la valutazione di impatto. Alla luce di quello che ha detto poco fa, fidarsi solo degli esperti, posso secondo lei fidarmi delle valutazioni di un programma anche se con il benestare del garante? È un'altra cosa quello che, di cui sta parlando questo signore, nel senso che il tool per la valutazione di impatto, la valutazione di impatto dell'articolo 35, il DPI, Data Protection Impact Assessment, che è un'altra cosa rispetto a quello di cui abbiamo parlato originariamente. Noi abbiamo parlato originariamente del Privacy by Design. Privacy by Design non troverete un tool, anzi colgo l'occasione perché mi fa piacere di dirlo, visto che appunto sono comunque un imprenditore in questo momento. Noi siamo l'unica azienda europea ad aver certificato una metodologia per validare il Privacy by Design degli applicativi insieme a Boro Veritas, perché non esiste sugli applicativi, non c'è un tool. Quello di cui lui parla, che originariamente è stato lanciato dal CNIL, dall'autorità europea, è la valutazione di impatto. La valutazione di impatto è un metodo, un tool comunque per alcune tipologie di trattamenti come sono quelli di dati biometrici, Internet of Things, videosorveglianza, per andare a verificare, obbliga la legge dove c'è una entratura molto forte della tecnologia sul trattamento del dato, di andare a fare una valutazione di impatto della privacy, quindi un bilanciamento e capire se l'utilizzo del dato e le misure adottate sono bilanciate rispetto alla finalità. Questo avviene in alcuni casi, come prevede l'articolo 35, mentre l'articolo di cui abbiamo parlato noi, che è il 25, si applica a tutti gli applicativi, quindi è un'altra cosa. Per cui fare una valutazione di impatto con quel tool sul vostro applicativo, no, non è il privacy by design. Se è un applicativo di quelli che io ho citato, per cui si rientra nell'obbligo di fare il DPI, può essere utile utilizzarlo rispetto ai vostri clienti, perché poi quella valutazione di impatto spetta al titolare e quindi il titolare lo dovrà fare. È un argomento complesso, io comunque se c'è bisogno sono a disposizione per non fare confusione tra questi due articoli, il 25 e il 35, che sono due cose distinte. Conosce il servizio online che offre Ubenda e se sì, come lo valuta? Ma credo che fosse Andreotti che diceva se non puoi parlare bene non ne parlare. Quindi io non ne parlo, non lo valuto e come ha detto il garante sono assolutamente contraria a tutto ciò che viene prodotto in maniera automatizzata perché non è lo spirito della normativa. Lo spirito della normativa è proprio il contrario, è la massima personalizzazione.
Poi si torna lì, andate a vedere in quello che viene fornito, se vi viene riconosciuta la responsabilità a chi lo fornisce o se vi dà a voi la responsabilità di quello che andate a tirare fuori e da quello magari fate le vostre valutazioni. Un'altra domanda dal web. Il mio sito web gira sul server di casa mia. Cambia qualcosa a livello di privacy? Allora, intanto più che cambia, sì, ci deve essere sempre la protezione. Cioè, dove io ho comunque un trattamento di dati personali, se io ho un sito vetrina, non ho problemi a dover, semmai le misure di sicurezza mi interesseranno perché non mi venga bucato e io non vado offline, magari perdendo la visibilità. Mi entra in gioco un tema di obbligo verso le persone che mi lasciano i dati laddove mi vengono lasciati dei dati. Quindi la privacy entra in gioco in quel momento. Per cui giri dove giri, io dovrò garantire delle misure se tratto dei dati, che saranno delle misure anti-intrusione, che saranno delle misure di backup, che saranno delle misure anche di monitoraggio di quelli che possono essere dei virus. Quindi la mia distinzione non è tanto di dove è allocato il sito dove gira, è che cosa ci sta sul sito e che cosa prendo dai soggetti terzi e cosa voglio tutelare. E tornando invece al discorso dell'e-commerce, per quanto riguarda invece i pagamenti che rimandano su PayPal, che quindi gestisce i dati delle carte di credito, se volessi gestire direttamente i pagamenti sul mio sito, come ad esempio effettua Amazon, che tipo di modifiche devo effettuare a livello di privacy? Ma lì non è tanto un tema di privacy, quanto proprio di sicurezza e di garanzie nei confronti degli interessati. Attenzione a una gestione autonoma. Su quello, ecco, legalmente io mi sento di dire veramente attenti, attenti, perché i soggetti terzi, come ha citato lui, insomma, fanno professionalmente questa attività e danno delle garanzie molto forti e spesso subiscono comunque degli attacchi e sono costretti a fare delle azioni. Io l'unica cosa che posso dire da un punto di vista giuridico, allora, non è tanto un tema di privacy quanto appunto di sicurezza dei dati e delle informazioni. Dal punto di vista privacy scattano degli obblighi rispetto a un potenziale data breach, rispetto a un tema di trasparenza, di esercizio dei diritti, indubbiamente, ma soprattutto c'è un tema di responsabilità, perché poi ovviamente è bene valutare anche delle assicurazioni verso i breach, perché a quel punto io ho una disponibilità in chiaro di dati relativi a carte di credito, pagamenti e personalizzazioni, e lì c'è tutta una serie di adempimenti da dover gestire, fino ad arrivare ad avere anche un DPO, quindi un Data Protection Officer, che comunque ora io non so di quale azienda stiamo parlando, robustezza o meno, grandezza o altro, però vuol dire portarsi in casa una responsabilità banale. Io suggerisco, prima di fare un'operazione del genere, di fare un assessment, cioè di valutare gli impatti di responsabilità giuridica nel caso in cui uno si porti in casa qualcosa del genere. Evidentemente questo signore avrà fatto una valutazione da un punto di vista imprenditoriale, lo faccia però anche da un punto di vista legale, e per farlo bisogna capire il tipo di trasformazione che vuol porre in essere. Ad esempio le pezzature dei pagamenti, quali sono le fasce di pagamento, di che cifre stiamo parlando, comunque quali sono i server, chi sarebbe il suo fornitore, quindi i contratti di chi poi gli fornisce determinati servizi, amministrazione del sistema, backup, ripristino dei dati, quindi c'è un po' di valutazioni da fare. Una domanda che vorrei invece porle io. Le è mai capitato nella sua attività di consulenza legale informatica, magari un imprenditore, un'azienda, un libero professionista che le ha proposto invece una casistica che non è stata magari regolarizzata da una normativa? E in quel Ah, modo questo come assolutamente, si è potuta assolutamente. muovere? Ma allora, all'inizio, diciamo, ripeto, nel 2001 non c'era tutta questa complessità normativa. Avevamo comunque già una legge sulla privacy, indubbiamente, che poi è diventata, diciamo, molto più articolata nel 2003. C'era già una normativa in ambito penalistico su reati informatici, ma non molto. Allora, sicuramente fino al 2007-2008, fino a che non sono intervenuti diversi provvedimenti dell'autorità garante, un tema molto gettonato nelle aziende era poter accedere o meno alla casella di posta elettronica del dipendente. Questo è un sempreverde, tutt'oggi c'è tanta confusione su questa tematica. E come ci si comporta? Si va per principi giuridici e si fa presente ai clienti, ecco perché ci vuole quella serietà e quella trasparenza. Nel diritto informatico te lo insegna la materia stessa, perché non sempre hai una normativa che ti dice cosa devi fare o qual è il confine tra il bianco e il nero, essere estremamente trasparenti con il cliente, cioè andargli a dire quali sono i rischi, perché
perché tu non sei in grado di avere una norma che possa stabilire se si può procedere o non si può procedere. Quindi quali sono i rischi, quali sono le esposizioni e magari quali sono gli strumenti per andare a calmierare il rischio stesso. Quello della posta elettronica e dell'accesso ai siti web durante la navigazione all'interno dell'azienda sono sempre stati argomenti molto, molto dibattuti, fino a che poi non sono intervenuti dei provvedimenti del garante a seguire la giurisprudenza che si è sempre più consolidata. Ci stiamo dirigendo verso la fine, ormai questo appuntamento sta durando più o meno un'ora, adesso arrivano ancora altre domande, nel frattempo viene porgo una. Io viaggio molto per lavoro, ci sono dei paesi in particolare dove la legislazione sulla privacy è poco compatibile con quella europea o che sono addirittura nella blacklist dell'Unione? Sì, assolutamente sì. Ci sono, allora, di blacklist non ne possiamo parlare, ma indubbiamente ci sono dei paesi. Allora, i paesi vengono distinti extraeuropei in due, diciamo, in due categorie. I paesi con i quali ci sono in essere degli accordi di reciprocità, come erano gli Stati Uniti fino a luglio, l'Australia, lo stesso Regno Unito, comunque per alcuni principi. E poi ci sono paesi con i quali non ci sono accordi di reciprocità, cioè sono molto lontani dalla nostra normativa, come può essere la Cina. La Cina in assoluto agli antipodi del regolamento europeo. Lì si aprono delle spaccature molto forti e ci sono delle grosse difficoltà quando bisogna far transitare dei dati, perché le garanzie del regolamento europeo non sono prestabili. Quindi non è tanto il problema di me cittadino quando vado là, che comunque accetto che i miei dati vengano trattati ovviamente dal paese che mi ospita secondo la legislazione locale, ma se io devo far business con quei paesi e far transitare o mandare da loro dei dati dei cittadini europei, dovrò adottare tutta una serie di accorgimenti a livello contrattuale e anche di monitoraggio di come viene attuato il contratto abbastanza importanti. Quindi da questo punto di vista massima attenzione. Poi blacklist non ce ne sono, ma ripeto, la Cina è un esempio di come c'è una normativa del governo cinese che può accedere ai dati delle aziende in qualsiasi momento e vuole avere la porta aperta informaticamente parlando. Mi sembra evidente che da un punto di vista di un tema di privacy non ci sia compatibilità. Ma poi anche altri paesi africani, altri paesi arabi, insomma, da questo punto di vista, esclusi i paesi di natura anglosassone o comunque filoeuropei, poi tutti gli altri non hanno una normativa sviluppata. Ce l'hanno sviluppata il Giappone, la Corea del Sud, insomma, ci sono paesi con cui le reciprocità poi si trovano facilmente. Mentre se attivo il servizio notifiche push su un sito che era già a norma con la privacy, devo poi fare un'integrazione? Da un punto di vista della privacy, sì, laddove comunque venga raccolto il dato che dice che in quel momento la persona riceve o comunque quel determinato codice riceve comunque l'informazione. Noi dobbiamo pensare che le integrazioni scattano dove rispetto alla situazione originaria aumenta un trattamento del dato o per raccolta o perché vengono fatte delle azioni sul dato stesso. Quindi dipende tecnicamente poi che cosa viene svolto. Mentre per quanto riguarda le lingue, ad esempio in un sito multilingue, ho l'obbligo di avere in altre lingue le pagine della privacy dei cookie, vale anche per siti che hanno la lingua cinese, russa o araba? No, allora, il regolamento europeo, l'obbligo dell'informativa vale sul territorio europeo per cittadini europei. Quindi, se il sito è sul territorio europeo, sì, ma nelle lingue europee, perché io devo dare la garanzia di trasparenza e di conoscibilità. Se io tratto, quindi in genere che cosa si fa? Si pubblica l'informativa in inglese, in genere è la versione della lingua madre del paese ospitante, quindi se sono in Italia, italiano ed inglese. Non posso pensare di andare a coprire tutte le lingue del mondo. Poi ovviamente se sono focalizzata su un trattamento dati per quanto riguarda cittadini tedeschi e sono all'interno dell'Europa, sì, le informative devono essere in lingua tedesca, perché c'è un passaggio normativo nel regolamento che mi dice che la trasparenza passa attraverso anche la lingua con la quale io comunico quelle informazioni nei confronti dell'interessato. Bene, dottoressa, avvocato, siamo arrivati quasi alla fine. Lei è stata gentilissima e super disponibile, ha risposto a tutti in modo Ci abbastanza mancherebbe, ben esauriente, volentieri. anche
le mie curiosità, io ne approfitto per rimandare al prossimo appuntamento, sempre con lei, Avvocato Feziani, Contratti Informatici, martedì 20 aprile. Invito anche gli spettatori a visitare il sito di Opificio Innova per avere delle informazioni sui prossimi appuntamenti e iscriversi anche alla newsletter. Ricordo inoltre che i prossimi appuntamenti andranno in onda sulla pagina Facebook di Matex TV, il sito web di Matex TV, la pagina Facebook di Opificio Innova e in onda in differita sul canale 272 del Digitale Terrestre. Io, Avvocato, la ringrazio tantissimo di nuovo Grazie a voi. e l'aspetto al prossimo appuntamento. Benissimo, buona serata a tutti, grazie, a presto, arrivederci. Arrivederci a tutti.